all'inizio alla cerimonia interconnettiamoci ma con la testa, dal titolo I nostri figli social tra app e vetrinizzazione, con la partecipazione dei seguenti relatori: professoressa Maria Paola Raia, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello di Porto Empedocle, dottor Giuseppe Iacono, delegato distrettuale del service Interconnettiamoci ma con la testa, dottoressa Stefania Laporta, psicologa, professor Francesco Pira, sociologo, secondo vicepresidente del Club de Valle dei Templi, capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia dei carabinieri di Agrigento. Chi vi parla è Mariella Antinoro, presidente dell'Ainz Club Agrigento Valle dei Templi, e con i soci diamo il benvenuto al nostro governatore avvocato Mariella Sciammetta. Dichiarazione della missione Lions: dare modo ai volontari di servire le loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale tramite Lions Clubs. Salutiamo gli officer distrettuali e di club presenti. Apre i lavori il governatore del distretto 108 YB Sicilia, avvocato Mariella Sciammetta. Prego, governatore. Saluto a tutti e vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di potervi salutare. Mi scuso molto, ma avevo già detto a Mariella che stamattina sarei stata impegnata a Messina, infatti sono qui, però ho trovato il tempo un attimo per salutarvi e per dimostrarvi il mio grande apprezzamento per il lavoro che state facendo. Consentitemi, oltre che salutare e abbracciare tutti i Lions, di rivolgere un pensiero e un ringraziamento speciale a tutto il corpo docenti, perché stanno dimostrando, aprendovi le porte a queste importanti iniziative, di essere veramente coloro i quali potranno contribuire in maniera determinante a cambiare il mondo. Una nuova umanità post-pandemica può essere, è possibile proprio grazie a loro che stanno dimostrando una schiena dritta e una capacità incredibile di spendersi in maniera incommensurabile. Pensiamo che la scuola è stata colpita da questo tsunami come tutta la società, eppure, ha reagito con forza, con determinazione, inventandosi ogni mezzo. Così abbiamo fatto anche i Lions. Significa che la società nelle parti migliori è sana, è forte, è determinata. E quindi vi ringrazio molto. Oggi la tematica è molto importante. Interconnettiamoci ma con la testa è un service multidistrettuale su cui noi Lions puntiamo molto, perché se è vero che questi mezzi di comunicazione nuovi sono importanti per connetterci con l'esterno, per darci la possibilità di svolgere funzioni, ruoli, comunicazione ad ogni livello, è anche vero che contengono tante, tante insidie. E quindi ai ragazzi queste cose le dobbiamo dire, dobbiamo avvertirli, dobbiamo renderli attenti, perché questi mezzi, dicevo, possono essere, sono tanto utili, ma possono essere anche insidiosi. Avrete oggi relatori di grande valenza. C'è il professore Pira, che conosco personalmente, una persona che ringrazio anche per l'attenzione e per la dedizione che ci dà, perché spessissimo approfittiamo, tra virgolette, di lui per fare capire ai giovani le insidie della rete. Avrete anche Peppe Iacono, avrete persone che è il nostro delegato distrettuale, avrete persone che si spendono anche nel mondo delle forze dell'ordine e delle istituzioni scolastiche. Quindi dicevo, sarà sicuramente una mattinata ricchissima. Mi dolgo veramente di non poter di non potervi ascoltare, di non poter essere con voi. Spero che la possiate registrare, perché anch'io sicuramente ne avrei tratto e ne trarrò, se mi date la possibilità di sentirla in registrazione, utili suggerimenti. Quindi vi auguro buon lavoro, ai ragazzi auguro buona vita, vi auguro ragazzi di essere forti, determinati, noi siamo tutti con voi. Grazie
Il mondo degli adulti è con voi, la scuola è con voi, le istituzioni sono con voi. Ne usciremo tutti insieme. Abbracciamoci virtualmente e siamo forti perché faremo un'umanità, creeremo un mondo sicuramente migliore di quello che c'era prima del Covid. Vi abbraccio tutti, vi auguro buona mattinata. Grazie a te Mariella, grazie a tutti i soci del Agrigento Valle dei Templi. Grazie, grazie di cuore per quello che state facendo in un momento così difficile. Buona giornata. Grazie Grazie. governatore, anche da parte di tutto il club, con infinita sensibilità ci accompagni anche oggi in questo incontro dove protagonisti sono gli alunni. Ci inviti sempre a tenerli al centro del nostro mondo lionistico, soprattutto in questo duro periodo di pandemia. Stiamo registrando, potrai vedere poi con tranquillità il lavoro che stiamo facendo. Ti ringrazio di cuore per essere stata con Grazie noi, anche a voi. se con mille difficoltà, stai sempre con noi e ci segui in questo nostro percorso. Grazie. Grazie. Io terrò, intanto terrò acceso, tolgo la telecamera perché, ripeto, sono qui in al Policlinico di Messina e non posso. Però, ecco, se mi vedete, spero, ecco, di potervi seguire, ma in maniera molto, molto informale. Fate come se non ci fossi. Un abbraccio e comunque vi seguirò poi in registrazione. Buona giornata a tutti. Buona giornata a te, un bacione grande, grazie. Ciao, ciao, ciao. Interviene la professoressa Maria Paola Raia, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Luigi Pirantello, Porto Empedocle. Buongiorno, io ringrazio vivamente la dottoressa Antinoro in qualità di presidente, anche tutte le altre autorità dell'AIANS, Valle dei Templi di Agrigento, che sto avendo modo di conoscere oggi, per l'invito rivolto alla nostra scuola, al fine di parteggiare tramite la presenza degli alunni, non soltanto, come ha detto la dottoressa Antinoro, quali fruitori, ma come attivi protagonisti di questo momento di incontro e condivisione su un tema caldo, lo definirei, che è quello dell'utilizzo consapevole e responsabile del web, delle app da parte di tutti i giovani. Nella scelta del titolo da parte dell'Alliance già c'è tutto il senso di questo incontro. Interconnettiamoci con la testa, ovvero i giovani, il web, i rischi, la sicurezza in rete, al fine di poter promuovere un utilizzo intelligente, avveduto ai nostri ragazzi che sono super naviganti, li definirei. Ma anche un po' disorientati, soggetti a cui occorre fornire una bussola per orientarsi bene. E ancora, come si legge nella vostra locandina, i nostri social, i nostri figli social, tra app e vetrinizzazione. Quindi il fenomeno che è ampiamente diffuso del mettersi in vetrina su Facebook, su TikTok, chi più ne ha più ne metta, la smania dei nostri giovani di fare bella mostra di sé a tutti i costi. Di spettacolarizzarsi, di spettacolarizzare la propria immagine, il proprio io e la propria vita, e creare un alter ego molto spesso che non corrisponde a quello reale, ma che è un ego deformato, virtuale. Saranno sicuramente gli illustri relatori che seguiranno il mio breve intervento ad affrontare questa problematica da tutti i punti di vista, da quello sociologico della comunicazione, l'aspetto psicologico importantissimo, quello anche giuridico-legale. Relativamente mi riferisco soprattutto al fenomeno del cyberbullismo. Io, in qualità di dirigente scolastico, chiaramente ne tratterò gli aspetti educativi, la centralità della scuola, come ha ben detto il governatore, perché noi oggi tutti, in qualità di genitori, di educatori, di figure istituzionali, di professionisti, quali le figure presenti oggi, siamo posti dinanzi ad una forte sfida, una sfida non indifferente. Che è una sfida sia di ordine educativo e pedagogico, ma anche sociale, riguarda tutti, riguarda il mondo dell'adolescente, i giovani, le famiglie, la scuola. E credo che sia una convinzione comune che questa sfida si possa risolvere, affrontare nel migliore dei modi attraverso un approccio sinergico tra tutte le forze in campo, la scuola, la famiglia, le istituzioni, ciascuno per quanto compete. Quindi un doppio grazie per questo invito ad essere presenti alla scuola, la scuola che è veramente il motore della società. È il futuro della società. E veniamo al ruolo della scuola. Io direi rispetto alle competenze digitali, così come vogliono anche le raccomandazioni europee, da una parte noi perseguiamo la finalità di svilupparle, di implementarle chiaramente,
Ma da un altro canto percepiamo fortemente anche la necessità di fronteggiare il problema dei rischi connessi con un utilizzo poco consapevole e responsabile delle TIC, come si vogliono chiamare, della rete, del web in generale. Quindi diventa rilevante il ruolo della scuola, perché dobbiamo educare ad un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie del web per conoscerne ed apprezzarne sicuramente le potenzialità, ma anche i rischi, al fine di poterle aggirare al meglio. La scuola oggi svolge il suo ruolo anche con l'ausilio delle iniziative del Ministero delle Istruzioni. Mi sembra doveroso accennare al Piano Nazionale Scuola Digitale, tutte le iniziative a cui anche la nostra scuola ha aderito già quest'anno scolastico, anche negli anni precedenti. Mi riferisco all'iscrizione e all'accreditamento ad un portale, il portale Generazioni Connesse, già nel titolo tutto il senso, anche qui, che ci ha consentito e ci continuerà a consentire di fruire di materiali utili da poter consultare e divulgare nelle classi, di realizzare anche un documento, il documento della e-policy, che è uno strumento utilissimo per promuovere l'utilizzo positivo delle nuove tecnologie, che noi abbiamo redatto e che abbiamo approvato tramite i nostri organi collegiali, il Collegio dei Docenti e anche il Consiglio d'Istituto, per prevenire e rispondere appunto a queste situazioni problematiche. Abbiamo nominato, ho nominato la figura del referente d'istituto per il cyberbullismo, che è la professoressa Pamela Vitale della scuola secondaria di primo grado, che oggi è qui anche presente. È una figura di raccordo che si interfaccia con il dirigente, gli enti esterni e con la scuola, con i ragazzi. Abbiamo anche uno sportello ascolto, uno di carattere psicologico e uno a sfondo pedagogico-didattico. Quindi la scuola è molto attiva in questo campo, con il sostegno, con l'aiuto chiaramente del Ministero dell'Istruzione e anche delle famiglie. Chiaramente senza una corretta e proficua alleanza educativa con le famiglie, ecco, il nostro ruolo è sminuito. Bisogna condividere le responsabilità di ciascuno e noi lo facciamo all'inizio di ogni anno scolastico, e non solo formalmente, con la sottoscrizione di un patto che si chiama patto di responsabilità, in cui si definiscono il ruolo e le finalità formative che si condividono con le famiglie, si operano delle scelte, e che chiaramente sono responsabilità sempre in ordine alla formazione di ciascun alunno. È innegabile affermare che il mondo dell'adolescenza oggi è un mondo veramente molto complesso, è diventato sempre più complesso nel tempo. Un mondo che noi adulti, noi educatori, noi scuola, dobbiamo saper approcciare con competenza e anche con le dovute cautele di ordine pedagogico e psicologico. Ecco perché urge anche un continuo approfondimento della tematica, la formazione dei docenti, dei dirigenti scolastici stessi, e che è in corso, devo dire, anche sempre grazie alle iniziative del Ministero dell'Istruzione. Perché l'approccio corretto non è quello punitivo, quello restrittivo, del non fare questo, del non. L'approccio è sicuramente quello del dialogo, del confronto con le nuove generazioni, perché loro, come nativi digitali, sono anche più avanti di noi per alcuni aspetti, per l'aspetto soprattutto tecnico. Quindi all'educatore e alla scuola compete questa mission, che non è semplice, è complessa. È formare i cittadini digitali, consapevoli che in sintonia anche con le linee guida, ecco, volevo citarle le linee guida per chi non lo sapesse, da quest'anno la scuola ha l'obbligo di introdurre l'insegnamento dell'educazione civica, che è previsto dalla legge 92 del 2019. È uno dei tre assi portanti dell'educazione civica, che si snoda per 30, almeno 33 ore settimanali, è proprio la cittadinanza digitale. E entriamo nel merito, ecco, dell'educazione consapevole all'utilizzo delle TIC. Gli altri due assi, per intenderci, sono quello della legalità, quello dello studio della Costituzione e quello dello sviluppo sostenibile, quindi il tema ambientale. Quindi uno dei tre assi, quello più importante, è forse quello di formare i cittadini, ma che siano cittadini dell'Europa, del mondo, ma cittadini digitali. Non si può far finta di nulla, assolutamente. Noi come scuola dobbiamo fornire gli strumenti ai ragazzi, gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente, come ho già detto, questi nuovi mezzi, al fine di evitare e di sapere discernere quali sono i rischi e le potenzialità di un'eventuale fruizione distorta o anche viziata di questi mezzi. La scuola deve sensibilizzarli e deve sviluppare il loro pensiero critico rispetto appunto a questi rischi.
Tanti sono i rischi online, dai reati più comuni, lo stalking, le cosiddette caramelle virtuali dallo sconosciuto, il fenomeno del grooming sempre più diffuso, il revenge porn, la pedopornografia, le cosiddette, il phishing e quant'altro. La scuola deve fornire quindi tutti questi strumenti per discernere anche in campo, in seno alla questione della privacy, ecco. Quali sono le fake news, le fonti attendibili? Quali sono i dati che non è necessario, se non strettamente necessario, mettere in rete per evitare appunto tanti altri svantaggi e quindi seguire anche l'indicazione del garante della privacy, e questo la scuola lo fa tutti i giorni, lo fa pubblicando delle semplificazioni sul sito della scuola, formando il personale, sensibilizzando gli alunni. Solo in tale modo la scuola può dirsi al passo coi tempi. La scuola non può far finta di nulla, dicevo. Se ricono dobbiamo riconoscere questa grande rivoluzione antropologica, che è l'introduzione proprio nel mondo globale oramai delle nuove tecnologie tramite la rete, i nuovi media. E dobbiamo adottare delle strategie metodologiche e didattiche che favoriscono appunto la formazione dell'uomo e del cittadino, come vuole la Costituzione, ma del cittadino digitale. Si deve ammettere pure che negli ultimi anni si è diffusa questa tendenza di demonizzare sempre più internet, la rete, perché è una fonte di pericolo e perché lei è dell'equilibrio psicofisico delle nuove generazioni. In realtà io sostengo che bisogna riconoscere pure altrettanto che la rete è principalmente una grande risorsa, veramente. È stata la svolta degli ultimi decenni affinché tutti gli utenti possano rintracciare con facilità le informazioni, imparando però a filtrare le fonti, ovviamente. Si possono intrattenere relazioni, scambiare comunicazioni veramente istantanee, che è uno strumento utilissimo anche di realizzazione professionale. Non dimentico e non mi stanco mai di dire che il lockdown, il problema della pandemia, lo stiamo vivendo in maniera diversa, anche grazie alle nuove tecnologie. In questo momento non avremmo potuto riunirci. Le classi non avrebbero potuto svolgere la loro didattica a distanza nei momenti più bui della pandemia. E quindi ecco il ruolo anche importante nella società, nel mondo della scuola, delle nuove tecnologie. Sono diverse anche in campo legislativo le iniziative, sicuramente non è il mio ruolo oggi questo, ma vorrei accennare solo alla legge 71 del 2017 che in diverse occasioni ho avuto modo anche di approfondire in altre scuole, in altri momenti, con le forze dell'ordine, la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo, gli interventi che possono operare il Ministero, così come anche le scuole, i genitori, cosa può fare appunto il genitore, il ragazzino stesso, l'ammonimento da parte del questore. Penso che di questo parlerà il capitano, non gli voglio togliere parola. Prima di chiudere, volevo tornare ai risvolti negativi. Ecco, abbiamo anche tracciato quali sono le grandi potenzialità della rete. Il cyberbullismo, focalizzare un po' l'attenzione, no? Il bullismo, la violenza che si trasferisce sulla rete, la violenza contro i minori e tra i minori stessi, e questo è il guaio, non solo da parte degli adulti malintenzionati, ma anche tra minori stessi, e questo è veramente forse la più grossa piaga per noi, il mondo della scuola, e i fatti di cronaca lo dimostrano, peraltro. I dati ISTAT parlano molto chiaro, ho fatto una breve ricerca, un adolescente su due, quindi il 50% ha dichiarato di essere stata vittima di cyberbullismo, di bullismo in generale, e tutto questo con conseguenze personali e sociali molto forti, veramente, l'ansia sociale che cresce, il fenomeno depressivo, i pensieri suicidi, l'autolesionismo, la dispersione scolastica, i disturbi alimentari, l'abuso di alcol, di droghe, non dobbiamo nasconderci, questa è la realtà. Quindi l'approccio vincente è quello educativo, ma anche quello tecnico. Bisogna conoscerlo il problema, riconoscerlo, senza filtri, senza pieghe, senza nascondere nulla, tutti insieme, la scuola, i genitori, le istituzioni, dicevo, e in particolare le forze dell'ordine, consentite, la polizia postale, i carabinieri, la guardia di finanza, che noi avremmo invitato anche di presenza a scuola per stare vicino ai ragazzi, ma lo fa già il nostro maresciallo Sistilli, lo fa anche il capitano, e spero che intensificheremo questi incontri e questi momenti di raccordo. Vorrei chiudere quindi ribadendo fortemente il ruolo della scuola nell'educazione civica digitale per fare sì che proprio il web, che è una grande risorsa, diventi un luogo virtuale ma sempre più sicuro.
Ringrazio tutti, l'AIED, la dottoressa Antinori in particolare, per averci dato questa grande opportunità di confronto e di crescita anche per, non solo per i nostri ragazzi, ma anche per noi adulti, per noi educatori. Grazie. Ringrazio il dirigente scolastico, la professoressa Maria Paola Raia, per la grande ed empatica collaborazione che ha mostrato nel costruire l'evento. Le confesso che mi sono sentita a casa mia nel lavorare assieme, nel collaborare. Il service nasce dalla necessità di formare giovani che saranno uomini del domani e responsabili siamo noi genitori, la famiglia, la scuola, la chiesa e anche altre associazioni. Interconnettiamoci un'attività di formazione e di informazione nel settore della sicurezza informatica ed è finalizzata ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi che sono nativi digitali. L'obiettivo di questo service nazionale, multidistrettuale, è mettere a confronto le opportunità e i possibili rischi nell'utilizzo della rete, illustrando le contromisure necessarie da adottare durante la loro navigazione sul web. Un abbraccio virtuale a tutti voi ragazzi delle classi prima D, terza A, terza B, terza C, terza E della scuola secondaria di primo grado Plesso Rizzo. Vi faccio un grande augurio, quello di continuare a pensare al vostro futuro e a credere nei sogni, perché nessun sogno è troppo grande per poterlo realizzare. Relazione del dottor Giuseppe Iacono, delegato dal governatore del distretto Sicilia per il service Interconnettiamoci ma con la testa. Laureato in scienze biologiche, informatore, specialist linea neuroscienza e metabolismo osseo, con la gestione del territorio Sicilia orientale su chirurghi vascolari, cardiologici ed oncologici. Prego, Beppe, a te la parola. Grazie Mariella, un ringraziamento a tutti, in particolare ai ragazzi, agli insegnanti e alla preside, alla professoressa Maria Paola Raia che ci dà questa opportunità di entrare con questa nuova metodica, sicuramente non bella ma utile in questo momento, perché l'anno scorso noi abbiamo fatto tantissimi incontri in presenza. E certamente guardarsi negli occhi è un aspetto molto molto diverso che stare davanti a un monitor o davanti a uno smartphone. Io quello che desideravo dire ai ragazzi è porre tre domande. La prima è perché oggi trattiamo questo tema? La seconda, alla fine di questo incontro cosa ci rimane? Quindi approfittatene, abbiate un momento, fate un momento di riflessione. E poi la terza, è stato utile, sarà utile trascorrere un'ora insieme ad ascoltare queste problematiche? Perché ha detto bene la preside, oggi l'argomento importante è educare. L'educazione lo dice spessissimo il mio amico Francesco Pira in tutti i suoi incontri. Lui rimarca tantissimo l'aspetto educativo, perché quello che manca oggi certamente è l'educazione che forse abbiamo un po' perso. Non siamo in grado né noi genitori né probabilmente la scuola di dare le giuste dritte ai nostri ragazzi. Noi ce la mettiamo tutta, però probabilmente i tempi sono talmente andati avanti che dovremmo ritornare, dovremmo fare un passo indietro perché una buona sberla, forse ce lo insegna il capitano, no, non guasterebbe, vero? Però purtroppo vi dico una cosa, un paio d'anni fa, mia figlia è grande, da tanti anni, oramai abita a Milano, fa la giornalista, e ebbi modo di rimproverare mia figlia ad alta voce. E a un certo punto arriva un signore, mi prende per il braccio e mi fa, dice, io la denuncio, io sono un vigile urbano e lei non si può rivolgere, anche se è sua figlia, in questi modi. Guardi, è mia figlia e quindi l'educazione è un aspetto che interessa a me.
Però questo ci fa capire come i tempi sono cambiati. Io ricordo a scuola, ho adesso 64 anni, quindi ho lasciato i banchi di scuola non tanto tempo fa, diciamo, ma gli insegnanti ce li davano quattro scappellotti e stavamo pure zitti. E guai se andavamo a casa poi a dire, scusate, guarda, l'insegnante mi ha dato una sberla. Perché prendevamo pure il resto poi alla fine. Oggi magari gli insegnanti, i genitori vengono a scuola e dicono: ma come si è permesso? Purtroppo i tempi sono cambiati. Scusate questa mia divagazione. Vi mostro un paio di diapositive, ma veramente solo un paio per ribadire i numeri, proprio per... Eccolo qua. La vedete? Sì. Aspetta un attimo, che ho perso. Sì, stai condividendo. Per... Eccolo qua. Allora, questa diapositiva mostra come in breve tempo, questo è un sistema di assi cartesiani, vedete in verticale c'è l'evoluzione tecnologica, in orizzontale, ragazzi, vedete il tempo. Se analizzate la curva arancione, vedete come veramente in 10 anni le competenze tecnologiche abbiano fatto dei passi da gigante. A fronte, vedete la curva rossa, delle competenze per quanto riguarda l'uso sicuro della tecnologia. Quindi che significa? Che siamo molto bravi nello sfruttare le tecnologie. Però purtroppo dobbiamo migliorare tutti, noi adulti, ma anche voi ragazzi, ad usare meglio l'uso questi strumenti. Vediamo, andiamo avanti. Eccolo qua. Vedete, questo rappresenta internet nel mondo. Su 7 miliardi e mezzo di popolazione, vedete quanta gente utilizza internet? 4 miliardi e mezzo utilizza internet. Volete sapere quanti sono le persone che utilizzano i social? 3 miliardi e mezzo. Questo è un dato del 2019. Quanti utilizzano i telefonini? 3 miliardi, anche qui 3 miliardi e mezzo circa. Quindi è un numero veramente enorme di collegamenti. La situazione in Italia è ancora peggio. Su 60 milioni di popolazione, 54 milioni abbiamo un telefono, utilizziamo internet, 35 milioni siamo sui social e 31 milioni abbiamo un telefonino. Quindi vedete che numeri ci sono? Questo rappresenta quanto tempo noi stiamo su internet. Mediamente stiamo su internet 6 ore per lavoro, per studio e per altre cose importanti. Però di queste 6 ore, oltre a queste 6 ore, spesso utilizziamo i social e ci stiamo per circa 2 ore al giorno. Quindi è un tempo sicuramente molto, molto elevato. Pensate se di queste 2 ore, un'ora la utilizzassimo per andare a passeggio, oppure per andare a giocare al pallone o per giocare a scacchi. A me piace tantissimo giocare a scacchi, quindi utilizzerei tanto di questo tempo proprio all'uso degli scacchi. Questa diapositiva, ecco, vi mostra come in 60 secondi a livello mondiale quanta gente è collegata e come si sfrutta in maniera... così come si diversificano questi collegamenti. Vedete, 38 milioni su WhatsApp, 4 milioni e mezzo su YouTube, circa 970 mila persone su Facebook in 60 secondi, in un minuto, pensate. Quindi quello che deve rimanere e quello che sarà il filo conduttore di questa ora è la sicurezza. Quindi la rete, importante, l'ha detto la signora Preside, è un aspetto importantissimo, non ne possiamo più fare a meno, però certamente rappresenta una grande minaccia. Vedete?
Questo è un iceberg. Sapete da che cosa è, come è composto un iceberg? No, la parte più grande sta sotto acqua, sotto l'acqua. Ecco, considerate noi adulti proprio a pelo d'acqua. Voi che siete molto più bravi, voi ragazzi che siete molto più bravi, avete delle competenze molto più grandi delle nostre, però quando parliamo di sicurezza dovremmo andare più a fondo, sia noi sia voi. C'è il problema della doppia personalità. Questa è la stessa persona, vedete? Come se fosse Dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? E questi sono i pericoli della rete, gli attacchi dell'esterno, lo diceva la signora Preside, gli attacchi dell'esterno sono quelli che purtroppo, essendo collegati, non ne possiamo fare a meno. Apriamo un file e magari ci clonano il telefonino, oppure entrano nella nostra posta elettronica. Però l'aspetto più importante sono il secondo aspetto, cioè le tentazioni digitali. Le tentazioni digitali dipendono solo e soltanto da noi, cioè la facilità di farsi del male e la mancata consapevolezza del danno arrecato. Sono soltanto nostri atteggiamenti. Come proteggersi? Beh, è chiaro, tutti dicono: allora mettiamo l'antivirus, facciamo delle password che siano delle password anche un po' più complesse rispetto alla data di nascita che spesso si utilizza. E poi pensate a una cipolla, no? Pensate a una cipolla dove all'interno noi conserviamo, come in una cassaforte, i nostri affetti più cari, quindi le foto, i video, i nostri documenti. E di fatto poi c'è una grande fetta, che è la parte più esterna, che riguarda soltanto noi. Cioè, se noi ci comportiamo bene e siamo consapevoli e siamo responsabili, molti guai sicuramente non li passiamo. Allora, quando si dice il mondo reale e il mondo virtuale, vedete queste due mani, questa mano robotica e la mano normale, è la stessa identica cosa. Il mondo reale è uguale al mondo virtuale, cioè non ci sono delle grandi differenze. Perché? Perché nel mondo digitale noi pensate, ecco, faccio un esempio. Se io entrassi in un negozio con una pistola e tentassi di svaligiare, di fare una rapina, cosa faccio? A cosa vado incontro? Sicuramente vado incontro a una denuncia, arrivano i carabinieri, arriva il capitano, mi arresta e poi mi processano, giusto? Però nel momento in cui noi siamo davanti al nostro telefonino, davanti davanti al nostro computer, molti vincoli cadono. Perché? Perché dice: ma tanto lo fanno tutti, tanto non mi vede nessuna, sono a casa, sono lontano da occhi indiscreti, siamo anonimi, pensiamo di essere anonimi. Non è così, ragazzi, non è così, perché nel momento in cui voi postate una foto, postate una qualsiasi cosa che non va fatta su internet, nessuno è mai anonimo, perché di fatto c'è sempre un numero di telefono, c'è un codice identificativo, c'è un ID, e la polizia può risalire tranquillamente al vostro apparecchio, anche se voi siete a casa, dentro le vostre mura. Quindi la cosa più importante è il comportamento. Dobbiamo avere la capacità, dobbiamo essere educati, dobbiamo essere consapevoli che se noi operiamo bene nessun problema possiamo avere, se noi operiamo male sicuramente avremo dei problemi. Ecco, questi sono numeri. 8 ragazzi su 10 non ritengono, nel momento in cui sono collegati, non ritengono grave o dannoso insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social, e 7 su 10 non ritengono grave o dannoso pubblicare immagini lesive senza l'autorizzazione che ritraggono la vittima. Ne parlerà sicuramente Francesco tra un po'. Ecco, come difendersi? Beh, la cosa importante è parlare, dialogare, parlare, dire sempre quello che vi succede, quello che vi accade, agli insegnanti,
a casa, ai vostri genitori, non state mai in silenzio, parlate, cosa fare e non fare, ma tanto non è importante dire dove abitiamo, che scuola frequentiamo, il nostro numero di telefono. Non bisogna fare postare delle vostre foto o delle cose di valore. No, nessuno vi autorizza a fare questo. Se lo fate, è chiaro che potreste essere in grande pericolo. Concludo con queste 10 regole. In quasi 2 anni che mi occupo di questo tema, mi piace condividerle con voi, quindi vi prego, drizzate le orecchie e ascoltatele, se poi le desiderate ve le mando pure. Abbiamo detto virtuale e reale, è la stessa identica cosa, non è perché io sono dietro a un computer, non sto vivendo un momento reale. Dite e scrivete in rete solo cose che avete il coraggio di dire di persona. Io, cioè, se vado dal capitano e gli dico una brutta parola, è chiaro che non mi posso mettere dietro a uno schermo, dietro a un computer, è giusto, devo avere il coraggio di dire le cose personalmente, quindi non vi potete nascondere dietro a un computer. Si è ciò che si comunica, le parole che scegliete raccontano le persone che siete, quindi vi rappresentano sempre. Le parole danno forma al pensiero. Prima di parlare, di comunicare, prendetevi tutto il tempo necessario per esprimere al meglio quello che pensate. Prima di parlare bisogna ascoltare, è un aspetto importante, oggi non ascolta più nessuno, ma bisogna ascoltare con onestà e con apertura. Le parole hanno delle conseguenze. So che ogni parola può avere delle conseguenze piccole o grandi. Condividere è una responsabilità. Condividete testi e immagini solo dopo averli letti, valutati e compresi. Lo posso fare? Sì, lo faccio. Non lo posso fare? Posso incorrere in qualche problema? Non lo faccio. Le idee si possono discutere. Le persone si devono sempre rispettare. Gli insulti non sono argomenti, quindi non accettate mai insulti ed aggressività. Parlatene sempre. Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, bisogna tacere. È meglio non parlare che dire cose che non vanno dette. Concludo con questo bellissimo pensiero di un filosofo americano che si chiama Alvin Toffler, che dice: l'analfabetismo del XXI secolo è l'incapacità di disimparare per tornare a imparare. Cioè, che significa? Noi dobbiamo avere la capacità di resettare, di cancellare tutte le nostre cattive abitudini per tornare a imparare ad avere dei comportamenti corretti. Con questo vi saluto e vi ringrazio. Un bacio a tutti. Grazie di cuore, Beppe. Ringraziamo il dottore Iacono per le sue instancabili attenzioni che ha sempre verso i giovani, e in questo momento di isolamento dove tutti siamo rientrati in una dimensione sospesa, il tuo intervento è prezioso. Grazie, grazie di cuore. Seguirà la presentazione multimediale degli alunni della classe terza D della scuola secondaria di primo grado Plesso Rizzo dell'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale Pirandello di Porto Empedocle, coordinati dalla professoressa di lettere Graziella Lazzaro. Prego, professoressa Lazzaro, a lei la parola. Grazie a tutti, al Lions Club Agrigento Valle dei Templi, ai relatori convenuti, al capitano dei Carabinieri e non da ultimo alla nostra dirigente per aver voluto dar voce ai ragazzi della prima D e della terza D del Plesso Luigi Rizzo e l'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, dai quali giunge a voi un saluto riconoscente. Conoscere la migliore strategia di contrasto al fenomeno delle interconnessioni scorrette, viziate, e in tal senso la scuola costituisce l'ambiente ideale, privilegiato, per realizzare questo evento, un'occasione di riflessione preziosa per i discenti e per la comunità scolastica nella sua interezza. Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo e pieno coinvolgimento a questo progetto, che hanno realizzato da protagonisti del percorso.
La prima D ha avuto modo di seguire delle lezioni sul cyberbullismo in classe, dalle quali sono scaturiti discussioni e tanti interrogativi che potranno trovare una risposta nei vostri interventi e nel dibattito conclusivo di questo incontro. La terza D, che si è impegnata nell'ideazione di un prodotto multimediale, ha creato uno storytelling a cui abbiamo attribuito il titolo di Ragazzi Connessi, scrivendo testi originali, interpretandoli, illustrando i versi dei loro componimenti, occupandosi del montaggio e dell'editing, con spiccato spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Tra poco vedremo una piccola parte dei loro lavori, ma soltanto per esigenze logistiche di tempo. Il mio e il nostro auspicio è che le conoscenze e le competenze apprese favoriscano la realizzazione di interconnessioni sicure e significative, che possano concorrere alla crescita relazionale degli uomini e delle donne del domani. Lascio la parola agli alunni della nostra terza D con la presentazione del loro storytelling, Ragazzi Connessi. Grazie a tutti. Salve a tutti, siamo onorati di poter partecipare a questo evento e volevamo ringraziarvi per averci dato la possibilità di approfondire le nostre conoscenze su una problematica che colpisce principalmente le relazioni tra noi ragazzi e costituisce un campo di indagine molto difficile e delicato. Io e la mia classe terza D del presso Luigi Rizzo, guidati dalla nostra insegnante di lettere, la professoressa Graziella Lazzaro, abbiamo avuto l'idea di proporvi uno storytelling. Le nostre storie invogliono alla riflessione e permettono di immedesimarci all'interno dei sentimenti e delle emozioni non soltanto del bullo e della vittima, ma anche dei testimoni che talvolta intervengono nell'aiutare le vittime di cyberbullismo. Il punto di vista della vittima è rappresentato dal racconto intitolato Bruna e il furto d'identità, interpretato da Bruno Sanfilippo. Il secondo, Giacomo, la voce nel silenzio, impersonato da Giacomo Cerrito, rappresenta invece il punto di vista di un testimone, mentre Confessioni di un ex bullo, di Sara Pisani, dà voce a una ragazza che si ravvede. Infine, chiude il nostro lavoro una composizione in versi liberi di Alfonso Siracusa, dal titolo La coscienza del bullo. Buona visione! Mi trovavo in seconda media quando scoprì che le mie foto erano in giro su un social. Era una bellissima giornata d'aprile quando me lo dissero. Mi crollò il mondo addosso. Una persona aveva creato un profilo Instagram con i miei dati e le mie foto e aveva avuto la brillante idea di scrivere insulti sotto le foto degli altri alunni della scuola. Non potevo crederci. Sono stata presa di mira dagli altri alunni della scuola, poiché credevano che ero stata veramente io ad offenderli. Mi presero di mira soprattutto quattro ragazze del terzo. Ogni volta che passavo per i corridoi mi deridevano per il mio aspetto fisico. Ormai avevo paura di andare in giro per la scuola, così decisi di starmene in classe. Non uscivo più neanche in giardino. Non dissi nulla a nessuno, né ai professori né ai miei genitori. È stata la scelta più sbagliata che potessi fare. Trascorsero questi due mesi e io iniziai la terza media. Le quattro ragazze del terzo se ne erano andate, ma la situazione non migliorò. Venivano postate foto mie e i miei compagni continuavano a prendermi in giro. Ormai ero arrivata al limite, non ce la facevo più. Verso maggio decisi di farmi coraggio e denunciai tutto alla polizia postale. Quando la professoressa lo disse in classe, la ragazza che secondo me era l'autrice del mio incubo sbiancò e si sentì male. Il giorno dopo il profilo era stato cancellato. Sono passati ormai 2 anni da quel giorno. E ora ho cominciato le superiori e faccio parte di una classe meravigliosa che mi apprezza per quello che sono, anche se quelle immagini non potranno mai essere cancellate dalla mia mente. Andavo in terza media e frequentavo la classe musicale. Eravamo tutti dei giovani artisti che chi più chi meno cercavamo di essere sempre noi stessi. Con noi c'era questa ragazzina che si chiamava Annette e aveva origini filippine. Annette era una ragazza che non dava problemi a nessuno, che non infastidiva nessuno, stava sempre sulle sue. E quando parlava con un tono sempre molto molto basso. E per colpa di questa cosa c'erano due ragazzine che la prendevano in giro dicendole di parlare più forte. E Annette
gli rispondeva sempre con un sorriso. Però col passare del tempo questo parla più forte si trasformò in un vero e proprio insulti e sfottò prese in giro, che non si fermavano solamente nelle ore scolastiche, ma anche nel gruppo WhatsApp della classe. Io ed altri ragazzi abbiamo provato a fermare questo bullismo che subiva Annette, però non ci siamo riusciti, e anzi si sono unite altre persone a prenderla in giro. Finché un giorno Annette non si stufò e trovò la forza di parlarne con sua madre, che riferì tutto alla professoressa e che informò i genitori delle due bulle. Le due bulle, quando si scusarono, però lo fecero comunque ridendo. E la storia per noi della classe finì lì, ma non per Annette, perché comunque dopo tutto il bullismo che ha subito non poteva scordarsene dopo un semplice scusa. E io in primis, come compagno di classe, avevo dovuto fare di tutto per impedire che venisse così bullizzata. Oggi a scuola si è inserita una nuova compagna di classe, con i capelli arruffati, i denti storti e il monociglio. Non mi sta per niente simpatica, anche perché non mi abbassa a certi livelli. Ma non gliela farò passare, liscia. Ho in mente di creare dei fotomontaggi e poi postarli su tutti i social, in modo che tutti la possano vedere. Ma prima devo trovare delle foto sgradevoli con cui crearli. Sono passati alcuni giorni, ho già pubblicato il primo fotomontaggio. I commenti sono pieni di insulti e critiche e tutti la deridono. Elena sembra proprio disperata, sta sempre da sola e non parla più con nessuno. Lei ignora che sia io l'artefice dei suoi guai. Adesso anche i muri della scuola sono pieni di insulti e critiche contro di lei. Mi posso ritenere soddisfatta? Sono passati un paio di giorni e per precauzione ho eliminato tutti i video postati. È strano, è da parecchi giorni che non la vedo a scuola. Peccato, mi stavo divertendo. Purtroppo adesso che lei non c'è qualcuno ha iniziato a prendermi in giro, perché non sono poi così tanto forte. Non mi piace essere trattata così. Forse prendersela con gli altri non è il modo migliore per dimostrare di non essere deboli. Forse ho sbagliato tutto, anche con Elena. Ora basta, non mi serve apparire potente. Voglio diventare una persona migliore. La coscienza del bullo. Lo fa sentire forte incontrarlo in un vicolo per disprezzarlo, deriderlo e vederlo soffrire. Continua le sue aggressioni anche sui social, dove crea profili fake a nome suo, dove insulta gli amici di lui. Non gli va bene niente di lui, il colore della pelle, la religione, il fisico, gli resterà dentro per sempre il dolore provocato a quella persona. Alfonso Siracusa, terza D. Grazie ragazzi, siete stati meravigliosi, ci avete trasmesso delle emozioni e grazie alla professoressa Lazzaro per la dedizione, per l'impegno, per il tempo che dedica a questi ragazzi e per il lavoro fatto. Complimenti. Interviene la dottoressa Stefania Laporta, psicologa e componente Lions per il servizio distrettuale L'Affido, una scelta d'amore per la provincia di Agrigento. Assistente all'autonomia e comunicazione per soggetti disabili nelle scuole, ha ricoperto la carica di assessore alle politiche sociali, alla cultura e alla pubblica istruzione alle deleghe del Comune di Porto Empedocle. Autrice di pubblicazione di articoli scientifici centrati sullo studio di neuroni specchio, relaziona su Il mondo a portata di click, conseguenze psicologiche e sociali. Prego Stefania. Buongiorno a tutti, grazie Mariella, ringrazio per avermi reso partecipe di questo interessantissimo service anche quest'anno. Saluto tutti i presenti, in particolar modo gli alunni che speravo, come negli altri eventi, di vedere di persona. Speriamo in tempi migliori e che siano il più rapido possibile. Saluto anche la preside, che spero avere possibilità di conoscere anche di persona, visto che con la precedente preside abbiamo collaborato moltissimo in tantissimi eventi. Quindi speriamo di conoscerci presto.
Io relazionerò appunto sulle conseguenze non solo prettamente psicologiche, accennerò su quelle sociali perché seguirà il mio intervento il professore Pira approfondendo meglio questi aspetti. Quando parliamo di internet dobbiamo necessariamente estendere la nostra visione, quindi oltre all'aspetto prettamente tecnologico del concetto, andando quindi a discutere delle ripercussioni economiche, psicosociali, culturali che la rete ha portato al nostro mondo. In primo luogo dobbiamo dire che internet abbatte le distanze ed elimina le frontiere. Questo è un aspetto positivo, perché? Perché basti pensare al fatto che molti di noi hanno un parente, un amico oltreoceano, a New York, come a Los Angeles. Ebbene, pensiamo non tanto tempo addietro, ma quindi non tanti, non un secolo fa, ma qualche decennio fa, come i nostri nonni o i nostri genitori rimanevano in contatto con le persone molto lontane in maniera molto difficoltosa. Oggi tutto questo non avviene. Adesso con internet tutto a portata di un clic, con un telefono riusciamo a chiamare, a videochiamare, a usare applicazioni di messaggistica, a condividere momenti importanti della nostra vita con persone oltreoceano in diretta. Ma con internet è cambiato anche il concetto di mercato. Quindi, a maggior ragione con gli effetti della pandemia, l'avvento dell'e-commerce ha stravolto il nostro mondo, modo di fare acquisti. Quindi, anziché oggi, specialmente appunto in questo periodo, andare in un negozio o purtroppo fisicamente, spesso ci troviamo a fare acquisti su Amazon, su eBay, su Zalando. Questo ci permette di comprare prodotti in rete, ci affidiamo alle recensioni di utenti, acquistiamo e ci confrontiamo con altre persone dall'altra parte del mondo. Spesso acquistiamo da un venditore che nemmeno conosciamo, quindi a discapito purtroppo del piccolo imprenditore locale che spesso, ripeto, soprattutto in questo periodo, per i costi di gestione e per le tasse si trova quindi a non essere più competitivo. Ma la vera rivoluzione tra le tante, è sotto l'aspetto culturale. Infatti è inutile negare che la nostra società ha subito una vera e propria americanizzazione. Prendiamo ad esempio un ragazzo cinese oggi che mangia dal McDonald's, beve Coca-Cola, veste occidentale e magari compra iPhone. E forse questo è uno dei rischi, tra i rischi maggiori della rete. Quindi pensiamo al fatto che il nostro pianeta è un ricco miscuglio di popoli, di culture, ognuno con una propria peculiarità, con una propria cultura che la distingue dalle altre. Ogni popolo ha un proprio modo di vestire, di cucinare, di catalogare un evento sociale. Questo internet e la rete rischiano di azzerarlo, quindi azzerare le ricchezze culturali e peculiari di ogni popolo. In ogni parte del mondo vi sono dialetti locali che vengono sostituiti da parole inglesi uguali per tutte. Quindi il negozio diventa uno store, la riunione diventa un meeting, una persona che segue la moda diventa fashion. Ma anche la dieta mediterranea viene sostituita da cibi occidentali, quindi hamburger, patatine fritte. Mi piace molto oggigiorno un'agitazione, non so se lo conoscono, soprattutto i ragazzi, di un cantautore, Enrico Nigiotti, che ci dice in una sua bella canzone: siamo schiavi di una rete che non prende pesci, ma prende noi. Questo che sta a significare? Sta a significare che noi dovremmo servirci di internet, ma non diventarne schiavi. Quindi sembra la ricerca di like virtuali, di cuori virtuali, che tralasciano i contatti umani, le strette di mano e gli abbracci che mai come adesso ci mancano. La nostra individualità dovrebbe essere sempre messa al primo posto, onde rischiare un appiattimento culturale ed emotivo che in questo momento soprattutto ci viene a mancare e non possiamo permetterci. Un altro tra gli svantaggi, soffermandomi sugli aspetti psicologici, della rete è l'eccessiva dipendenza, specialmente delle nuove generazioni. Allora, devi far rientrare il capitale. Questa l'eccessiva dipendenza a volte può portare a una vera patologia psicologica che può portare. Ecco, va bene, ciao, ciao.
Ok. Che può comportare una chiusura in se stessi, un isolamento dal mondo esterno e una significativa riduzione del benessere sociale e professionale dell'individuo, specialmente che con l'avvento della pandemia ci troviamo obbligati appunto all'utilizzo dei social e della rete. Questo può comportare dei gravi problemi psicologici a lungo termine, specialmente nelle giovani generazioni. Quindi credo che le relazioni si debbano vivere faccia a faccia, non dietro uno schermo, per quanto ci è possibile. Un amico è colui che ci aiuta standoci accanto fisicamente e non solo inviandoci like e cuori su WhatsApp o sullo stato di Facebook. La tecnologia è stato un processo, è un progresso, ma non sempre del tutto positivo. Per questo chi entra in contatto con la rete in giovanissima età deve impegnarsi sin da subito a non abusarne, utilizzando in maniera corretta e privilegiando sempre i rapporti nella vita reale, piuttosto che quelli in una realtà virtuale troppo spesso rischiosa e molto artefatta. Qui il compito interviene, il compito importantissimo dei genitori e delle scuole, a calibrarne l'utilizzo nei ragazzi e a dar loro le giuste dritte, ecco, affinché si faccia un utilizzo giusto e corretto della rete. Grazie a tutti. Diamo il benvenuto al past governatore del distretto 108 YB Sicilia, dottor Angelo Collura. Ringrazio te Stefania, ringraziamo la dottoressa Stefania Laporta per la chiara ed esaustiva relazione. Concordo con te nel dire che la rete va utilizzata in maniera corretta, prediligendo i rapporti nella vita reale, perché la vita va vissuta offline e non online. Stefania rivolge quest'anno la sua attenzione ai giovani ed anche ai piccoli, attualmente impegnata su un service importante quale l'affido. Interviene adesso il professor Francesco Pira, sociologo, docente di comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, dove coordina il Master in Social Media Manager. È resident professor presso l'Università Re Juan Carlos di Madrid in Spagna e docente Erasmus presso l'Università Wrocław in Polonia. Svolge attività di ricerca nell'ambito della sociologia, dei processi culturali e comunicativi. Ha intrapreso una battaglia personale con il bullismo, il cyberbullismo, il sexting, le fake news e la violenza sulle donne. Giornalista, columnista del quotidiano americano La Voce di New York e autore delle rubriche Piraterie, nel giugno 2008 per l'attività di ricerca e saggistica è stato insignito dal capo dello Stato onorevole Giorgio Napolitano dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, vicepresidente nazionale di Sosan Lions, componente del comitato di redazione della rivista nazionale Lion del multidistretto Italia del Lions Club International. Relazionerà sul tema Da figli delle stelle a figli delle app, il triste impatto del lockdown sui giovani. Prego Francesco. Grazie a tutti, buongiorno, sono onoratissimo di partecipare a questo incontro, è molto bello, devo dire, ho ascoltato con grande attenzione tutte le relazioni, anche il saluto della dirigente che poi in realtà era una vera e propria relazione che ci ha aperto alcune possibilità di ragionamento anche con i ragazzi più piccoli che sono presenti con noi e che io incontro molto spesso. In questo momento sto facendo un'esperienza bellissima in un istituto di Gela, in un PON con dei ragazzi delle elementari e sto scoprendo un mondo che è veramente incredibile, cioè quello che loro rappresentano, quello che loro comunicano, quello che riescono a esprimere in termini di creatività. Vi ringrazio per questa possibilità che ci avete dato di comprendere come in effetti lo storytelling è diventato il vero modo per comunicare da parte dei giovani. Mi piacerebbe molto avere questo video che voi avete realizzato, questo college di storie che in qualche modo ci fanno vivere quello che è il disagio dei nostri ragazzi, ma anche la fragilità.
In questi giorni avete letto un rapporto dell'UNICEF che parla proprio per i ragazzi più piccoli di fragilità, del bisogno di dialogo, dell'attenzione che noi adulti dobbiamo rivolgere. E io lancio questo appello ai ragazzi che sono presenti. Dovete parlare sempre con noi adulti, anche quando noi adulti vi sembriamo giudicanti, quando, come diceva il mio amico Beppe prima, quando noi forse non riusciamo ad entrare nei vostri meccanismi mentali, non riusciamo a comprendere quelli che sono i vostri codici di comunicazione. Io ho molto analizzato quello che è stato il comportamento sui media e soprattutto sulle nuove tecnologie durante il periodo del lockdown. Ho fatto una ricerca molto corposa che ha visto coinvolti in tutta Italia 1858 ragazzi, un campione quindi molto alto, tra ragazzi delle scuole medie e ragazzi delle superiori, per capire come stavano vivendo, come si stavano muovendo. E questa ricerca poi è diventato il terzo capitolo di un mio libro uscito pochi giorni fa che si intitola proprio Figli delle app. E di questo vi parlerò. E perché questo rapporto tra figli delle stelle e figli delle app? Quelli che insomma vedete con i capelli un po' più brizzolati, tranne le signore che loro riescono ad eliminare i capelli bianchi perché hanno delle doti magiche, abbiamo vissuto l'esperienza di crescere guardando la televisione. Siamo stati quei bambini che stavano spesso soli davanti alla televisione e che dalla televisione hanno tratto quelle che poi sono state le esperienze che noi abbiamo vissuto nella nostra vita. Ecco, Figli delle Stelle, perché allora c'era un cantante che si chiamava Alan Sorrenti che cantava questa canzone, Figli delle Stelle, le cui parole erano molto belle perché ci facevano capire che sopra di noi c'era solo il cielo stellato e noi avevamo la libertà di fare qualunque cosa. E in realtà ci sentivamo molto liberi. Prima la mia presidente, Mariella Antinoro, ha parlato dei sogni. Ecco, noi abbiamo il dovere di coltivare i vostri sogni, abbiamo il dovere di vivere insieme a voi, di accompagnarvi per permettervi di ottenere quello che voi chiedete alla vita. Quello che non dovete fare è mettere fine alla vita, magari inseguendo una challenge. Avete sentito, sto parlando con ragazzi che hanno la stessa età, dei due casi, quello di Palermo, dove una bimba di 10 anni ha perso la vita, probabilmente inseguendo una challenge che si chiama Blackout Challenge su TikTok, e quella di poche ore fa, di un'altra bambina, un'altra ragazzina della vostra età, di Ivrea, di 12 anni, che è entrata nella sua stanza, ha preso la cinta di un accappatoio e si è impiccata, forse cercando di fare sempre la stessa challenge. La blackout challenge è una challenge che devi stringerti il collo per poi cercare di fermare il respiro, una cosa veramente assurda. E questa bimba purtroppo ha perso la vita. Ecco, noi abbiamo visto in queste occasioni due bare bianche che non avremmo voluto vedere. E quindi l'appello che io faccio, lo faccio soprattutto ai ragazzi che in questo momento continuano a conservare l'app su TikTok, è che non possono stare su TikTok sotto i 13 anni. Cioè, su TikTok si ci può iscrivere a 13 anni. Il fatto che voi, magari cercando di fare una piccola truffa, avete fornito una data di nascita diversa dalla vostra, è qualcosa che non sempre vi protegge dal fatto di utilizzare un'app che non potete utilizzare. E anche l'intervento, prima la preside faceva riferimento al garante della privacy. Il garante della privacy ha fatto un intervento dicendo che bisogna fermare questa cosa, ma questa cosa è difficilmente fermabile se invece non intervengono i genitori e se invece non interviene il buonsenso dei ragazzi. Io in questi giorni sto facendo tanti incontri nella scuola e sento tanti ragazzi della vostra età che decidono di staccarsi da questa applicazione perché hanno paura
di essere coinvolti in qualcosa che può essere più grande di loro, come una challenge. La challenge TikTok è un social network cinese nato nel 2016 che si presenta come molto facile da usufruire, si entra facilmente, si possono fare delle cose che sono avvincenti, che noi adulti non capiamo perché non comprendiamo bene, non ci siamo mai entrati, no? Ci sono molte persone che parlano di TikTok e non sanno nemmeno che cos'è. Ci sono tanti genitori che conosco io che lo chiamano TikTok come le caramelle. Quindi noi dovremmo invece comprendere perché a voi piace questo social network, ci sono le musiche, perché potete fare questi giochi, potete fare queste cose. Però, per esempio, durante il lockdown, tanti ragazzi della vostra età hanno partecipato a una challenge che si chiama Show Challenge. È una challenge in cui tu ti devi vestire e spogliare, co comprese scarpe, oltre i vestiti, in pochissimi secondi. E poi devi mettere questo video su TikTok. Bene. Sapete cosa è successo? È successo che noi abbiamo fornito tantissime immagini di bambini e ragazzini e ragazzine nudi, proprio le abbiamo fornite a tutte le reti pedopornografiche che le hanno avute gratuitamente e hanno potuto usufruire di queste immagini. Immaginate che cosa è successo e quanto è grave questa cosa. Ma allo stesso tempo, noi sappiamo perfettamente che voi amate giocare, amate videogiocare, anche videogiocare con i giochi che sono vietati ai minori di 18 anni. Anche questa è una cosa di cui io parlo spesso con i genitori e non comprendo come mai vi autorizzano a giocare con questi videogiochi. Ma non perché qualcuno vuole fermare la vostra voglia di giocare, la vostra. E mi rendo conto perfettamente che stando chiusi in casa per tante ore la tecnologia, come è stato detto negli interventi precedenti, rappresenta l'unico modo per giocare, l'unico modo per relazionarsi agli altri. Però dovete stare molto attenti, perché molto spesso quelle che noi pensiamo, come voi stessi avete recitato molto bene in questo video, quelle che noi pensiamo possano essere delle relazioni, il fatto che noi ci possiamo fidare di alcune persone, a volte sono solo delle connessioni, non sono relazioni. Fatto di poter scambiare decine di messaggi su WhatsApp non significa che noi abbiamo delle relazioni. Dalla mia ricerca è venuto fuori che il vostro, che intanto siete, che la rivoluzione tecnologica è compiuta. I ragazzi del campione hanno risposto: il 99% possiede uno smartphone, l'88% possiede anche un tablet o un computer. Il 60% dei 544 che hanno risposto alla domanda "hai un profilo falso?" dichiarano di avere un profilo falso. Quindi questo non significa che ce l'hanno soltanto quel 68%, ma che ce l'hanno anche quelli che non l'hanno voluto dichiarare. Ma il numero di profili falsi è incredibile. Ecco, se io potessi essere lì in presenza con voi, senza i vostri insegnanti, vi chiederei se avete un profilo falso e probabilmente qualcuno di voi avrebbe anche il coraggio di alzare la mano e altri magari invece eviterebbero di alzarvi, perché il profilo falso è quello che ci permette di poter essere quello che non siamo, di poter compiere quelle cose che noi non vogliamo compiere quando ci mettiamo la faccia e quando ci mettiamo il nostro nome. Ma i profili falsi dalla polizia postale, come vi diceva giustamente il mio amico Giuseppe Iacono, vengono sempre beccati, quindi non riuscite a. E l'altro aspetto molto importante è quello di inseguire gli influencer, di inseguire gli YouTuber, di giocare un vostro io diverso da quello che voi siete, cioè voi vi proponete in rete per inseguire qualcosa che vi piace. Per esempio, su TikTok, lo standard di TikToker è una ragazza con i capelli lunghi, molto magra, molto appariscente, molto truccata e che si spoglia facilmente, che quindi è abbastanza denudata. Ecco, voi invece dovete, perché sono sicuro che siete eccezionali, come lo avete dimostrato anche in questo video, dovete invece mantenere forte la vostra identità e mantenere forte la vostra personalità, perché noi abbiamo bisogno di contare su di voi. Abbiamo bisogno che, anche se voi avete un'applicazione, per questo vi ho chiamato figli delle app, un'applicazione per ogni cosa che dovete fare, voi sapete perfettamente che l'intelligenza vi porta ad usare queste applicazioni,
per come è giusto che vengano usate. Ma noi adulti dobbiamo cercare di collaborarvi. Quindi l'appello che io vi lancio è quello di, se succede qualcosa di strano, se vi arrivano dei messaggi strani sulla PlayStation, se qualcuno vi chiede di fare qualcosa di strano, di parlare sempre con gli adulti, di non avere paura, di parlare per esempio con i vostri insegnanti. Ci sono tantissimi ragazzi che fanno una pratica che si chiama cutting, si tagliano con delle lamette. E i ragazzi purtroppo sono aumentati che fanno questa pratica. L'ospedale Bambin Gesù ha detto di recente che durante la pandemia, quindi nei mesi tra febbraio e dicembre di quest'anno, sono aumentati del 30%. I dati sul cyberbullismo sono un po' più alti di quelli che sono stati detti prima. I ragazzi che hanno dichiarato proprio durante la giornata, i dati sono stati resi noti durante la giornata sul cyberbullismo, che hanno dichiarato di essere stati vittime o di conoscere episodi, sono arrivati nel giro di 2 anni dal 30% al 60%. Quindi sono numeri che ci devono fare riflettere, che devono fare riflettere voi, e questo è il motivo per cui noi siamo qui. Però io vi chiedo di continuare questo dialogo e ringrazio veramente la mia Presidente per questa opportunità che mi ha dato di parlare con voi. Continuiamo questo dialogo, proviamo a comprendere che noi adulti non siamo i vostri nemici, non siamo quelli che dovete evitare, ma siamo quelli che vi possono invece in qualche modo, anche se ha ragione la Preside, c'è un gap tecnologico, noi possediamo le tecnologie molto meno di voi, però siamo quelli che vi possiamo aiutare e che vi possiamo proprio sostenere nell'inseguire i vostri sogni. Io mi fermo qui, però rimango totalmente a disposizione per eventuali nuovi momenti di confronto, perché mi piacerebbe, quando potremo vederci di persona, potervi guardare negli occhi e lavorare insieme a voi. Ancora complimenti per tutto e buon lavoro a tutti noi. Un sentito ringraziamento al professor Francesco Pira per l'esaustiva e brillante relazione. Grazie Francesco, grazie, sei una grande risorsa per il nostro club, un punto di forza. Attento osservatore del mondo giovanile, arriva alla conclusione che la rivoluzione digitale è compiuta e che la tecnologia ormai è parte integrante della vita di tutti i giovani. Diamo uno spazio ai ragazzi, se ci sono delle domande per la dottoressa Laporta, e poi diamo spazio alle domande per il professore Francesco Pira. Perché la vittima che subisce il cyberbullismo non condivide quello che gli sta succedendo agli altri? E come si fa a capire se una persona fosse di cyberbullismo se non ne parla con nessuno? Ok, vi ho sentito. Allora, perché la vittima tende a non parlarne? Perché spesso scatta un meccanismo, così come nei momenti degli atti di violenza, facendo un discorso più generale, nel quale scatta un meccanismo psicologico secondo cui spesso la vittima si rende colpevole. È come se si sentisse sempre in errore o comunque in difetto, pensando: guarda, ho attirato le attenzioni di quella persona, oppure è successo proprio a me perché ho fatto questo, ho avuto questo atteggiamento, ho fatto questo comportamento, o indossato degli abiti che non dovevo. Ecco, spesso scatta questo meccanismo secondo il quale una persona diventa come se in peccato, si sentisse come se in peccato. Il consiglio qual è? Il consiglio è quello: nel momento in cui una persona si sente in errore e cade in questo dubbio, di parlarne con una persona più adulta, specialmente se parliamo di ragazzi o di giovani della vostra età. Confrontarsi non costa nulla, non è vergogna, non si è in peccato, appunto. Parlarne con un adulto, se non è il genitore stesso che magari ci si sente in imbarazzo, parlarne con una persona di riferimento, quale può essere, non so, un'amica di famiglia, una persona fidata, l'insegnante stesso, se frequentate delle associazioni o se andate al catechismo, parlarne con un adulto e confrontarsi per capire qual è il comportamento più adatto e se si è veramente in errore, perché state tranquilli che
per la stragrande maggioranza non è il, non siete voi a sbagliare, ma sono delle persone che purtroppo hanno delle patologie e che possono farne un brutto uso del vostro atteggiamento o delle vostre foto o materiale che potreste inviargli anche inconsapevolmente. Grazie. Forte. Grazie. Rivolgo la mia domanda al fotologo. Non sarebbe preferibile editare i video che vengono pubblicati sul web per evitare che le scene cyberbullismo finiscano per influenzare il riguardo? Sì, ha detto, non ho capito la parola all'inizio, non sarebbe possibile? Non sarebbe possibile fissare il video che vengono pubblicati sul web. Bloccare, non ho capito qual è la parola. Avvicinate. Filtrare. Filtrare, ah, madonna mia, come parli maiuscolo. Allora, dunque è impossibile filtrare i video, la rete è una cosa, come tu sai, abbastanza libera, cioè è difficilissimo filtrarli. E soprattutto tu sai che moltissime di queste piattaforme hanno i provider, praticamente la centrale da dove partono tutti questi video, in paesi esteri. Moltissimi social sono nei paesi dell'est, moltissimi social sono per esempio in Cina, negli Stati Uniti. E non è molto semplice riuscire a bloccare, e poi per bloccarlo bisogna avere la certezza che questo video ha dei contenuti. Però tu pensa, con tutti i casi di cyberbullismo che ci sono nel mondo, se si potesse avere... Ora già ci sono delle restrizioni, sono delle intelligenze, l'intelligenza artificiale permette attraverso delle parole chiave, attraverso dei blocchi d'immagine, questo già avviene per Facebook, avviene per Instagram, avviene per TikTok, però per esempio nelle chat che voi avete anche tra compagni di scuola, se ci sono episodi di cyberbullismo, se ci sono minacce, se ci sono offese, è difficilissimo fermarle. Allora noi dobbiamo invece pensare una cosa, invece di pensare che possiamo avere sempre delle regole, sempre il capitano, come se fosse Pinocchio, no? Che ci sono sempre quei militari che lo vanno ad arrestare. Invece di pensare a questo, noi dobbiamo pensare a lavorare, anche voi nelle scuole, noi nelle università, per cercare di riuscire a portare avanti una condivisione sul rispetto dell'altro, no? Per esempio nel vostro video c'era quella ragazza che offendeva l'altra ragazza per il suo corpo. Ecco, questo si chiama body shaming, giusto perché la dottoressa Laporta prima ha detto questo uso ossessivo delle parole inglesi. Che significa? Significa offendere il corpo dell'altro. Allora, è molto facile prevenire questa cosa se noi amiamo il nostro corpo e rispettiamo il corpo dell'altro, perché non è detto che tutti dobbiamo essere perfetti, che tutti dobbiamo essere belli, che tutti dobbiamo essere meravigliosi. Si possono avere anche dei difetti, anche i difetti fanno parte della nostra vita. E magari chi ha un corpo più bello di quello dell'altro c'ha magari un difetto caratteriale o magari c'ha altri problemi. Quindi io penso che noi dobbiamo lavorare tantissimo su questo, cioè dobbiamo riuscire a condividere un aspetto che la vostra preside, tra l'altro, all'inizio ha citato, cioè dobbiamo avere rispetto per il corpo e rispetto per le emozioni, cioè educarci alle emozioni ed educarci ad un uso consapevole delle tecnologie. Contemporaneamente, la proposta che io sto facendo in questi giorni, dopo i casi che ci sono stati, quando mi intervistano i giornalisti, dico sempre che ci vuole una scuola per genitori, cioè far comprendere ai genitori le potenzialità e anche i rischi delle tecnologie. Perché i genitori, per esempio, se utilizzassero il parental control, potrebbero controllare dalla mattina alla sera quante volte entrate in rete, quello che fate, quanto ci state, e vi possono anche bloccare. Solo che se non conoscono che ci sono, se non sanno che ci sono questi sistemi, non si può fare questo tipo di lavoro. Quindi io sono per la cultura del rispetto, anziché le leggi, perché tutti abbiamo parlato delle leggi sul cyberbullismo. Se c'è un episodio di cyberbullismo nella vostra classe, è vero che interviene il questore, ammonisce con una lettera il cyberbullo e possibilmente il ragazzo che subisce o la ragazza che subisce ha qualche momento di comprensione da parte degli altri, ma dopodiché, se noi invece non facciamo un lavoro
che porta per esempio un'assistenza psicologica a questi ragazzi, a entrambi, perché è vero quello che voi avete detto nel video, il bullo è un debole, solo che si sente forse facendo violenza sugli altri. Spero di aver risposto. Grazie. Grazie, grazie a te. Vorremmo rivolgere la nostra domanda al capitano La Rovere. Quando si denuncia per punto di identità, come si fa ad arrivare al responsabile o ai responsabili? E se la polizia postale non è in grado di risalire al cyberbullo, a chi si ci può rivolgere? Ma questa è una domanda, non so se il capitano c'è, che, a cui facciamo dopo le domande magari per il capitano. Dopo sì, io ci sono. Sì, sì, no, no, dico, allora questa è una domanda e poi risponde il capitano. Io per quella che è la mia conoscenza, il furto d'identità è un reato, quindi nel momento in cui io mi sostituisco a una persona sto commettendo un reato. È difficilissimo che la polizia postale non riesca ad arrivare a chi ha fatto questo tipo di reato. Noi abbiamo una struttura, dai carabinieri alla polizia postale, abbiamo tra i migliori inquirenti al mondo, tutto il mondo ci riconosce che tutte le nostre strutture, le nostre forze di polizia sono tra le migliori del mondo, quindi è difficilissimo che non riescano a beccarlo, lo beccano comunque, questione di tempo, ma lo beccano. Prego. Mi porto la domanda alla psicologa. Quali sono i segni che fanno capire ad un genitore che il proprio figlio è un cyberbullo? Quali sono? I segni che fanno capire ad un genitore che il proprio figlio è un cyberbullo. Ok, ma guarda, professore Pira poco fa ne parlava, molto spesso il bullo è qualcuno che in realtà è debole, molto spesso il bullo a suo tempo ha subito forme di bullismo o di violenza. I segni sono evidenti spesso, ci si sente spavaldi, ci si sente più furbi degli altri, ma fondamentalmente molto spesso sono persone più deboli delle vittime di bullismo stesso. Quindi sono evidenti col tempo le azioni. Quello che è importante è intervenire subito, i genitori, ma anche il sistema educativo che ruota attorno a quel ragazzo, quindi inserirlo in un contesto magari più educativo, più corretto, e lì possono entrare appunto in gioco le figure degli insegnanti, se il ragazzo viene appunto segnalato o dà l'occhio, ecco, desta attenzione, ma anche il sistema educativo che sta attorno, che ruota attorno ai ragazzi, quindi il catechismo, le prime azioni in cui entra in contatto il ragazzo e cercare di riparare al danno il più presto possibile, ecco. Anche molto spesso anche gli stessi coetanei possono fare qualcosa nel ragazzo, intervenire rimettendolo, esatto, nella giusta via, ma molto spesso sono ragazzi loro stessi vittime o comunque deboli che hanno, ahimè, sofferto di momenti di bullismo stesso, di violenza in generale. Grazie. Grazie a te. Volta di conoscere la mia domanda al sociologo. Perché riusciamo a iscriverci nei social anche se abbiamo una vita di 14 anni? Perché fate i furbi, perché dichiarate un'età che non è quella vostra. Dichiarate lo sanno, lo sanno. Appunto, quindi fate i furbetti e poi vi iscrivete. Comunque adesso molti social network stanno introducendo un sistema di intelligenza artificiale che ogni qualvolta postate vi riprende il viso. E il viso poi, il sistema di intelligenza artificiale lo associa ad un'età, per cui venite automaticamente cancellati. Per cui, insomma, dovremmo farcela. Grazie. Prego, grazie a te. Mi rivolgo la mia domanda al sociologo. Qual è il modo migliore per tenere il cyberbullismo lontano dalla vita dei ragazzini e come analizzare il web tranquillamente evitando di essere cyberbullizzati? Allora, ci sono tanti modi. Uno dei modi è quello che ho detto prima, è quello di lavorare insieme per il rispetto dell'altro. Io ho fatto una ricerca molto approfondita e ho visto quali sono i peggiori messaggi e chi sono le peggiori vittime
cioè le vittime di cyberbullismo. Prima il cyberbullismo era praticato soprattutto dai maschi, adesso lo fanno molte ragazze e lo fanno anche in comitiva, non da sole. Quindi ormai il cyberbullismo è diventato abbastanza diffuso. Per evitare il cyberbullismo dobbiamo lavorare, fare tante cose come quelle che stiamo facendo oggi, condividere questa necessità di non fare del male agli altri. È la strada più importante, cioè una cultura del rispetto dell'altro. Tra l'altro voi avete nella vostra mission di studenti, in questo processo che state facendo di educazione civica, avete la terza missione è quella di studiare come si diventa bravi cittadini digitali. E uno dei modi per diventare bravi cittadini digitali è quella di evitare il cyberbullismo. Il cyberbullismo si evita quando si percepisce che c'è un pericolo in arrivo, allora non bisogna sfidare il cyberbullo, ma bisogna cercare di denunciare il cyberbullo. La denuncia è una delle cose che funziona di più. Grazie. Grazie. Ti volgo la mia domanda allo psicologo. Stare vicino ai compagni, potrebbe dare fare cosa coi compagni? Il verbo mi manca. Stare vicino ai compagni potrebbe dare più sicurezza e meno paura alla vittima? Certo, certo. Comunque affrontare la cosa in più persone, oltre a dare sostegno alla vittima, appunto, e a consigliarla, ma specialmente rivolgersi a persone più adulte che stanno attorno a queste, alle vittime, può essere molto d'aiuto. Se, ripeto, come ho detto precedentemente, se coi genitori si hanno difficoltà, rivolgetevi agli insegnanti, alle persone fidate adulte, che avrete una zia giovane, una nonna, rivolgete, però parlatene, ecco, perché tenere tutto dentro e sentirsi colpevoli di questa, di quanto si passa e quindi si vive, può creare grossa difficoltà, ecco, crea il passo più importante è parlarne, ecco, a volte è proprio quello il danno, di chiudersi in se stessi e sentirsi colpevoli. Ecco, la prima tappa per risolvere il problema è portarne a conoscenza quante più persone. Grazie. Anche. Cosa prova? Come dicevo, molto spesso il bullo stesso è una persona debole, o che comunque ha vissuto in varie forme violenza egli stesso. Quindi a volte è una sensazione tipo di riscatto, di rivincita per quello che lui stesso ha passato, ma fondamentalmente alla fine crea soddisfazione ma a breve termine, ecco, fare del male a un'altra persona, perché non è una soddisfazione che appaga a lungo termine. Ci si sente più spavaldi, sicuramente più riscattati dalla sofferenza provata egli stesso, ma lascia ben poco alla persona, si pensa già alla prossima vittima, questo è un peccato finché non si interviene proprio guarendo questa persona, è come una sorta di malattia, quindi bisogna guarirla e assistere al bullo stesso, non per forza alla vittima, perché il bullo stesso sta male, cioè ha un qualcosa di patologico alla base. Grazie. Grazie a te. Allora, noi avremmo un po', insomma, fatto le domande sperando appunto che e questo intervento sia veramente di aiuto, che possa maturare veramente nella coscienza dei nostri alunni per appunto stare insieme in maniera corretta, autentica e sicura. E vi ringrazio tanto. Grazie professoressa Lazzaro, grazie a tutti voi ragazzi, complimenti e un grazie alle nostre grandi risorse, Francesco e Stefania.
interviene il capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia dei carabinieri di Agrigento. Ha frequentato l'Accademia Militare di Modena, la scuola ufficiali carabinieri, laureato in giurisprudenza, impiegato per ordine pubblico nella città di Roma. Ha diretto e comandato diverse compagnie, nonché la compagnia dei carabinieri della città di Agrigento. Ha conseguito il master in criminologia, laurea specialistica in scienze della sicurezza interna ed esterna. Relaziona sul cyberbullismo e violazione della privacy, profili normativi e contrasto al fenomeno. Prego, capitano. Buongiorno, grazie dell'invito, un saluto soprattutto ai ragazzi. Allora, io partirei da oggi, a un anno dal primo lockdown. Effettivamente... Mi sentite? Sì. Sì. Ok. Prego. Effettivamente a un anno dal primo lockdown ci rendiamo conto, almeno nella mia parte di competenza, nel mio lavoro, che sono diminuiti determinati reati, come è naturale che sia, tipo furti, rapine, ma sono aumentati in maniera esponenziale sia i cosiddetti reati domestici, quelli dei maltrattamenti in famiglia, le liti, ma soprattutto i reati di tipo informatizzato e il cyberbullismo, furti d'identità, visto che mi è stato accennato prima, frodi informatiche, sono aumentati tantissimo. Ora, questo fa capire che in questo momento, a parte che alla fine del lockdown, quando tutto tornerà alla normalità, mi chiedo se ne usciremo così assuefatti da determinati schemi informatizzati oppure nauseati, tali che poi verranno rigettati determinati comportamenti. Però internet comunque è diventato un elemento imprescindibile, indispensabile per il prosieguo forse anche della vita, nel bene o nel male che sia. In questo frangente il cyberbullismo, che ragazzi pensate una cosa, non è che vede coinvolti solo la vostra generazione. Io vi posso dire che noi abbiamo ricevuto denunce di cyberbullismo anche da adulti, adulti che hanno ricevuto molestie da altre persone nei luoghi di lavoro, nella vita privata. Quindi è un argomento che, vero, vi chiama in causa in prima persona, perché comunque alla vostra età è molto molto più frequente, però le vittime sono tanto i ragazzi quanto anche gli adulti. Ora, sapete bene, cyberbullismo e bullismo li conoscete sicuramente in maniera molto approfondita. Sapete che cos'è che li differenzia principalmente? Che il cyberbullo è un vigliacco, a differenza del bullo, che può essere definito come un soggetto aggressivo, un soggetto prepotente. Il cyberbullo è solamente un vigliacco. Io gli do il giusto appellativo che merita, perché raggiunge la vittima in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, pubblica del materiale su internet che purtroppo persiste, rimane per molto tempo, e bisogna fare oggi come oggi salti mortali per rimuovere determinato materiale. Il cyberbullo si cela dietro un nickname, si cela dietro, come è stato detto dai precedenti relatori, un profilo falso, e poi viola, invade la privacy, la libertà della sua vittima in ogni momento della giornata e in ogni luogo soprattutto. Ora, è difficile poter reprimere ogni singolo atteggiamento che avviene nel contesto di internet. Devo dire che sono stati fatti tanti, tanti, tanti passi in avanti. Ci sono state le leggi dal 2017 in poi che hanno tutelato moltissimo le vittime di questi comportamenti. Vedevo il diagramma del professor Iacono con il crescendo dell'evoluzione digitale. Io stesso a 33 anni ho avuto un momento di ansia perché non riuscivo a individuare la mia data di nascita nella linea orizzontale. Questo fa capire che comunque l'esplosione digitalizzata è stata enorme negli ultimi 10, 15, 20 anni.
E così anche noi, forze dell'ordine, abbiamo dovuto creare gli anticorpi al virus, visto che siamo sempre in tema di virus. E questo virus, che è il cyberbullismo, che voi dovete immaginare, ragazzi, come se fosse una grande scatola. Cioè io non è che vado in giro dicendo tu sei colpevole di cyberbullismo. Il cyberbullismo è uno scatolone, una scatola vuota. E all'interno vengono inseriti tantissimi tipi di reati. Reati che possiamo definire i reati degli adulti, definiamoli pure così, però ci sono le minacce, ci sono le violenze, ci sono gli atti persecutori, le interferenze nella vita privata, ci sono molestie, anche le frodi informatiche, c'è un po' di tutto. E ci sono due strade, adesso se devo fare un attimo di tecnicismo, ma vorrei parlare quanto meno possibile di aspetti tecnici. Sapete benissimo che o si può fare una denuncia di quello che si subisce, oppure si può venire a parlare in qualsiasi ufficio di polizia per chiedere l'ammonimento. Che cos'è l'ammonimento? L'ammonimento è come, esattamente come per le partite di calcio, un cartellino giallo. Cioè la vittima, insieme ai genitori, viene a rappresentare di essere stata molestata, di essere infastidita, di avere determinati problemi, e noi tramite il questore facciamo l'ammonimento, cioè si dice al molestatore, al cyberbullo, non ci riprovare più, perché se lo rifai un'altra volta, come succede nelle partite di calcio, avviene il cartellino rosso, cioè poi si diventa colpevoli di un reato penale, non più un avvertimento. Allora, come è stato detto, e io lo ribadisco anche un'altra volta, ho fatto lezioni alle classi già da tenente, da Bologna, nel 2012, dove vedevo che c'erano determinate situazioni, e credetemi, vediamo le situazioni più difficili a volte all'interno di alcune classi, dove il problema principale è la vittima che non riesce a reagire, la vittima che non riesce a parlare a nessuno dei suoi problemi. E purtroppo ho avuto casi spiacevoli, casi molto gravi, di vittime che non hanno avuto il coraggio, non hanno avuto la forza di poter reagire. Cosa ha fatto lo Stato? Lo Stato ha creato determinati strumenti, per quanto io ritengo sia sempre imprescindibile, indispensabile parlarne all'amica del cuore, all'insegnante, al genitore, a qualsiasi figura vi possa dare fiducia, qualsiasi, l'importante è sempre parlarne. Comunque noi abbiamo due numeri nazionali: il 114 114 emergenza infanzia, che è un numero dove si può parlare e le conversazioni vengono trattate in totale anonimato, è un servizio gratuito e anche multilingue, si può parlare, si può scrivere su WhatsApp, si viene ricontattati. Se uno ha delle situazioni di disagio, di pericolo, può chiamare e chiedere un consiglio, chiedere che cosa fare. Con queste telefonate, credetemi, si riesce ad avere un confronto, si riesce ad essere rassicurati, ripeto sempre, lì dove non c'è nessuno disposto ad ascoltare, ma già se parliamo di una scuola, già se parliamo di una famiglia, già se parliamo di una cerchia di amici, qualcuno disponibile lo troverete sempre. In caso contrario si fa questo 114, 114, e si riesce a parlare con un operatore per rappresentare tutti i problemi che si hanno. Oppure c'è un altro numero che è il 43002, che è un numero più a livello scolastico. Con questo numero sia gli insegnanti, i collaboratori scolastici, gli stessi studenti possono mandare tramite WhatsApp, tramite messaggio, qualsiasi segnale di situazione che non va all'interno degli istituti scolastici, nella vita privata. Noi riceviamo questo SMS, sempre in forma anonima, quindi è importante dire dove ci si trova, e cerchiamo di trattare il problema avendo cura di proteggere quella che è la vittima. Il nostro obiettivo è la priorità sempre questa: proteggere in qualsiasi modo la vittima, cioè farla sentire in una situazione di comfort, in modo tale da evitare di sentirsi ulteriormente danneggiata dopo tutto quello che ha subito. E poi voglio dire un'altra cosa, sempre nell'ottica che, come è stato anche ribadito nei precedenti interventi, la privacy su internet non esiste.
la privacy con un cellulare, la privacy con un computer non esiste. Io ve lo dico da tecnico, da specializzato. Qualsiasi cosa si fa su un cellulare, su uno strumento elettronico, un computer, lascia sempre una traccia. Sempre, sempre, sempre. Anche se cancellate, anche se fate il backup, formattate, potete fare qualsiasi cosa, viene lasciata sempre una traccia. Addirittura noi abbiamo dei reparti, RIS, non so se li conoscete, che riusciamo a estrarre i dati anche di un computer che viene bruciato fisicamente. Quindi provate a immaginare se voi postate una foto, se voi postate un video, per quanto tempo quella foto, quel video può girare su internet o può rimanere. E voi potete anche cancellarla, ma non verrà mai cancellata definitivamente. Questa è una battaglia che il garante della privacy ha cercato di fare nel tempo. Si è arrivati a una conclusione che con l'autorità giudiziaria si può richiedere al gestore, chi è il gestore? Facebook, Instagram, WhatsApp, la rimozione totale di determinati video, di determinate foto dai propri sistemi, però vi rendete conto che sono delle procedure molto lunghe che richiede anche del tempo, perché Facebook fisicamente è in America, WhatsApp fisicamente è in America, il magistrato deve mandare delle richieste dall'altra parte del mondo e poi aspettare delle risposte, aspettare che determinati procedimenti arrivino alla fine. Questo, allora, il mio intervento non vuole terrorizzare e dire allora la cosa migliore è non fare, no, perché internet comunque ha spalancato le porte alla conoscenza, alle possibilità di chi non aveva possibilità. Bisogna solo essere molto consapevoli, molto molto consapevoli, e soprattutto nel momento in cui si ha la benché minima difficoltà, segnalarlo, farlo presente, perché un piccolo problema, se viene preso all'istante, si riesce a sistemare. I piccoli problemi nel tempo diventano grandi problemi, e spesso è accaduto che nel momento in cui ci si trova spalle al muro, qualcuno non ha saputo come reagire, si è trovato inerme senza poter fare alcunché. Quando c'è un furto d'identità, per rispondere a una domanda che mi era stata fatta, intanto come prima cosa bisogna venire e denunciare il furto d'identità. Noi poi provvederemo a innescare determinati meccanismi tale da ripristinare l'identità del soggetto e vedere chi ha compiuto il furto d'identità. Però nel momento stesso in cui si è vittima di cyberbullismo, si è vittima di... ci sono reati che forse sono anche piuttosto gravi ed è meglio neanche soffermarmi in questo momento. Sapete la prima cosa che noi facciamo? Vi mettiamo in una condizione di protezione, cioè sospendiamo tutti i canali social, sospendiamo qualsiasi profilo per evitare che ci possano essere ulteriori conseguenze, per evitare che qualcuno possa farvi ancora del male. Vi si crea una bolla di comfort, poi interveniamo su chi materialmente compie questo tipo di cattiverie, questo tipo di reati, ma rendetevi conto di una cosa: come vi ho detto dall'inizio, chi compie determinate cose, soprattutto su internet, è un vigliacco, è una persona senza dignità, è una persona spregiudicata che utilizza un monitor per nascondersi e non farsi vedere in faccia. Quindi potete solamente pensare come le sue azioni possano essere danneggianti, che possono essere cattive. Ecco, vi ripeto ragazzi, i mezzi ci sono per combattere determinati problemi. Siate principalmente, ogni volta che utilizzate uno smartphone, un computer, un social, consapevoli che le vostre azioni comunque lasciano e lasceranno sempre una traccia. Non credete a chi vi dice ma ci sono delle applicazioni, ma c'è il dark web. Sono fesserie, ve lo ripeto, sempre da tecnico, da operatore. Non c'è nulla che noi non possiamo vedere. Sappiamo benissimo quali sono i meccanismi del dark web. E qualcuno può dire, allora perché non intervenite? Perché è un problema internazionale, è un problema mondiale, non è un problema solo dell'Italia. Io ringrazio il precedente relatore
che ha detto che le forze dell'ordine in Italia sono tra le migliori. Non è autocelebrazione, ma è vero. Sapete perché? Perché noi abbiamo dovuto fare degli anticorpi forti prima di tutti gli altri. Perché noi abbiamo dovuto affrontare la mafia quando negli altri stati non si sa neanche che cos'è la mafia. Noi abbiamo dovuto affrontare tanti di quei problemi che gli altri stati forse non conosceranno o conosceranno fra anni. Quindi per quanto riguarda la repressione dei reati, per quanto riguarda il capire determinati problemi, siamo avanti a tutti, ma sono gli altri che ci devono seguire, si devono uniformare a quelle che sono le nostre linee guida. Quindi a chiusura, perché non voglio far perdere troppo tempo, parlate, parlate con noi, parlate con chiunque, state attenti, godetevi internet, ma godetevelo con estrema consapevolezza, anche alla vostra età, perché siete perfettamente capaci di sapervi muovere con correttezza in un ambiente che può essere un po' paludoso. Grazie. Ringraziamo il capitano Marco La Rovere, grazie capitano per la sua presenza, per la sua pazienza e per la sua esaustiva, per la sua brillante relazione, per il contributo che dà alla società, ai ragazzi, un ruolo di difesa e di garanzia. Ora diamo spazio ai ragazzi se hanno qualche domanda da fare al capitano. Ragazzi, potete procedere. Rivolgo la mia domanda al capitano La Rovere. Visto che fatti di cronaca ci insegnano che le vittime di cyberbullismo arrivano fino al suicidio, quale può essere un'attività di prevenzione al fine di scongiurare un esito così tragico? Grazie. Allora, noi cerchiamo ogni giorno di monitorare la rete. Lo facciamo anche dove non ci sono problemi, nel senso che esploriamo la rete, cerchiamo di metterci nei panni di un ragazzo e vedere quali possono essere le insidie. Quindi un po' giriamo in incognito, non solo per strada, ma anche su internet. Ci mettiamo cappello e cappotto con gli occhiali da sole e giriamo sui vari siti per capire chi può creare problemi. Mi dispiace dire che io ho vissuto personalmente delle situazioni dove le vittime di cyberbullismo sono arrivate a suicidarsi. Che cosa posso trarre da questi episodi? Che l'unico problema è che non parlavano, non dicevano a nessuno quali erano le fesserie che a volte avevano compiuto su internet. Ma ragazzi, le fesserie le compie sia un ragazzo di 14 anni che l'uomo di 60 anni, senza volerlo, che fa un click a una pagina che un virus non dovrebbe fare e poi gli si clona la carta di credito e il conto corrente. Cioè, in un ambiente molto difficile come quello di internet, tutti quanti sbagliamo o siamo passibili di errore. Chi sopravvive, chi va avanti, chi ci riesce è chi cerca aiuto. Perché con le nostre forze neanche io posso da solo risolvere determinati problemi. A me hanno clonato la carta di credito un paio di volte, cioè io stesso che faccio questo lavoro, però è capitato e non ho potuto fare niente. Allora, chi è vittima di cyberbullismo deve solamente avere un attimo una forza, uno slancio e parlare con qualcuno, chiedere aiuto, perché con un aiuto tempestivo si risolvono tutti i problemi. Poi, se noi riusciamo nel frattempo, girando su internet, capire quali sono determinati soggetti, quali sono determinati siti che sono pericolosi, provvediamo ad oscurarli. Come faccio a tenere il mio account sicuro? Come faccio a tenere il mio account? Sicuro? Ok, allora io vi faccio una domanda. Se voi girate per strada, cosa che è diventata estremamente rara ultimamente, è diventata quasi un privilegio poterlo fare, però se voi girate per strada, quando si tornerà a girare su strada, dubito che ciascuno di voi va in giro con la carta d'identità in mano e la esibisce a chiunque passi.
La stessa cosa è su internet, cioè andare a fornire determinati elementi che vengono definiti sensibili, il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo di casa. È come dare la propria carta d'identità a uno sconosciuto. Allora, quando io prima ho detto consapevolezza e buonsenso, a volte non lo dovrei dire solo ai ragazzi, ma lo dovrei dire anche ai vostri genitori, perché c'è tipo l'adulto o qualche genitore che nello slancio di saper usare Facebook si fa un bel selfie davanti l'aereo e dice sto partendo per le Maldive, un saluto a tutti gli amici, ci vediamo fra 10 giorni, e poi dopo 10 giorni si ritrova la casa svaligiata, perché è come se ha detto al mondo intero guardate che io sto andando dall'altra parte del mondo, se qualcuno si vuole accomodare a casa mia ha 10 giorni di tempo per fare tutto quello che vuole. Quindi non pensiate che determinati rimproveri io li debba fare solo a voi, ma quanto piuttosto ai vostri genitori. Per avere un account protetto, l'ha detto anche prima il professor Iacono, le password sono importanti, la password sarebbe importante cambiarla quanto più spesso possibile, non dico una volta al mese, ma ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, cambiate le vostre password. Non mettete il nome del cane, il nome del fratello, della sorella, perché voi scegliete o il cane o il fratello, non so per quale motivo si sceglie uno dei due, quasi parificandoli, però... Non mettete cose scontate, perché chi vuole farvi del male è una persona che comunque si informa, si documenta, cerca di conoscere bene la sua vittima, prende del tempo, fa degli accertamenti e quindi cerca di prendere quelli che sono gli elementi più importanti di quella persona. Una buona password è una password dove si alternano sia le lettere che i numeri. Quindi mettete una parola, poi mettete 2 o 3 numeri, poi inserite un'altra parola. Si chiama codice alfanumerico, serve per creare quanti più possibile problemi a chi vuole violare la vostra privacy. E poi un'altra cosa voglio dire per rispondere a questa domanda. Guardate che uno degli elementi più sensibili, e ripeto, uno degli elementi più sensibili che si dà all'atto di un'iscrizione a un social network, a un sito o quant'altro, a volte anche più del nome e cognome, è il proprio indirizzo di posta elettronica. Perché se qualcuno riesce a intercettare l'indirizzo di posta elettronica e una persona ha uno e un solo indirizzo di posta, all'interno c'è la propria vita, i contatti, la vita privata, le abitudini, contatti con altre persone. Allora, adesso voi siete ragazzi e quindi è un discorso che dovrei fare più avanti. Cercate di avere sempre 2 caselle di posta elettronica, una per il divertimento, per lo svago, e una per le cose più importanti, per la scuola e un domani anche per il lavoro, in modo tale che se dovessero esserci problemi nella casella di posta elettronica per lo svago, si prende, si chiude e si rinizia una nuova, ma non ci sono altri problemi successivamente. Date meno informazioni personali possibili, perché le informazioni personali ve le chiede la scuola, ve le chiede il genitore, ve le chiede chi vi vuole bene. Su internet non ci sono tutte queste persone che vi vogliono bene, quindi meno informazioni possibili. Grazie. Prego. Come si capisce se il mio account è stato hackerato? Allora, molto spesso non si capisce, questo è il problema, cioè hackerare un account lo si fa apposta per fare in modo che io possa avere libero campo, possa fare quello che vuole, che posso fare quello che voglio con la faccia, con il nome e il cognome di un'altra persona. La cosa più frequente che alla vostra età può succedere è che su Facebook, su Instagram ci sia qualcuno che copia la vostra immagine di profilo, copia il vostro nome e cognome, si crea un profilo autonomo e scrive i peggio insulti a chiunque. Ora, sapere di essere stati hackerati, una persona spesso ne viene a conoscenza perché l'amico segnala dicendo guarda che
mi hai mandato un messaggio strano ieri, eh? Oppure si riceve una mail dicendo ma lei perché mi ha scritto questa cosa qui? E allora uno inizia a capire che c'è qualcosa che non va e che forse il suo profilo, io vi parlo di profili in questo frangente, vi parlo solo di social network, può essere stato hackerato. A quel punto lo sapete, tramite le impostazioni di Facebook, le impostazioni di Instagram, si fa presente che la propria immagine o quel determinato profilo non è il proprio e poi gli amministratori provvedono a cambiarlo. Su questo però vi devo dire una cosa, cercate di mettere le giuste protezioni sui social network. Non pubblicate le foto tale che possano vederli tutti, ma al massimo amici o amici di amici. Cioè non estendete i vostri dati personali, le vostre fotografie al mondo intero, perché è come commercializzare a titolo gratuito qualsiasi cosa della vostra sfera personale. Quindi se volete utilizzare qualche accortezza in più per evitare di essere hackerati, guardate le impostazioni, che a volte possono essere molto noiose, me ne rendo conto, ci si perde del tempo, ma se nelle impostazioni dei vari social network vi create qualche protezione in più, come vi ho fatto l'esempio su Facebook, almeno mettete le vostre informazioni visibili agli amici o al massimo gli amici di amici, siete già più protetti. Va bene? Grazie. Buongiorno, ringraziamo il comandante La Rovere per aver fornito maggiore consapevolezza sui rischi del web ai nostri ragazzi. Prego. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie Capitano per la sua preziosa presenza, è stata importante per noi e soprattutto per i ragazzi. Interviene e chiude lavori il past governatore del distretto 108 YB Sicilia, dottor Angelo Collura, ringraziandolo anticipatamente per le sue attenzioni verso il nostro club e per la sua presenza. Mi sentite? Sì, Angelo, ti sentiamo. Ok, intanto grazie ancora e soprattutto grazie alle autorità militari presenti e soprattutto all'amica Social Lions presente per il livello anche dell'intervento che è stato fatto. Ma soprattutto grazie a tutti voi, ancora una volta al club, e in particolare a te Mariella, perché vedi, io parto dal presupposto che l'attività, la ionistica, è un'attività importante nella misura in cui si riesce a essere veramente intermediari nella società per quello quanto riguarda quelle che sono i messaggi che talvolta devono arrivare, diciamo, a destinazione. E noi sotto questo aspetto abbiamo un compito davvero importante. Oggi dinanzi a noi abbiamo dei ragazzi e sono convinto che grazie all'autorevolezza di coloro i quali hanno saputo ben esporre la problematica, mi riferisco in particolare anche all'amico caro Francesco Pira, che devo dire onestamente seguire il suo curriculum talvolta se non si è concentrati si rischia veramente di rimanere esterrefatti proprio per la sua, diciamo, ormai professionalità acquisita, i riconoscimenti che diciamo gli arrivano da tutte le parti proprio per la sua umiltà, il suo modo di agire, di lavorare, di crederci davvero e soprattutto per la capacità di esporre le problematiche. Io oggi, e quindi faccio complimenti anche al capitano La Rovere, devo dire onestamente ho apprezzato tantissimo anche il linguaggio, perché secondo me al di là di quelle che sono le affettazioni che talvolta ciascuno di noi ricorre per cercare, diciamo, di rendere più aulico, diciamo, l'intervento, quello che conta è la semplicità delle parole per... Questo incontro oggi sarà foriero certamente anche di risultati positivi. Perché dico questo? Perché ecco, l'esposizione della problematica e la sinergia che si è creata e determinata, diciamo, con l'utente, in questo caso voi ragazzi, che vi ringrazio soprattutto per la presenza partecipata, ecco, se così si può dire, quindi grazie anche
all'insegnante della classe e al docente, proprio per ecco, aver reso questa classe, diciamo, veramente all'altezza del compito. Io sono convinto che noi dovremmo andare avanti in questa direzione, e laddove, diciamo, iniziative di questo tenore vengono portate avanti, io sono convinto che noi abbiamo aggiunto un tassello in più rispetto a quelle che sono, diciamo, le vere esigenze che la nostra comunità oggi ha bisogno. E per migliorare le condizioni di quando stanno più male di noi, e secondo me bisogna lavorare in questa direzione. Quindi grazie a te, Presidente, grazie a tutti i soci del club, a tutti i Lions, che in un certo senso non fanno altro che portare avanti queste iniziative. Vede, ieri, per esempio, sono stato contento di partecipare a una manifestazione che l'anno scorso avevamo lanciato, che era il ricordo del maresciallo Agosta, quindi proprio per rimanere in sintonia e in linea con quanto detto da Pira rispetto alla grande capacità che le forze, diciamo, armate, in questo caso anche i carabinieri, hanno avuto sempre nel tempo, nella vicinanza col territorio. L'ha detto anche il capitano La Rovere, prima, diciamo, sotto l'aspetto proprio della lotta alla mafia. E quindi, ecco, ieri, proprio non è un caso, abbiamo ricordato la morte di un barbaro assassino che è avvenuto molto tempo fa a Catania, del maresciallo Agosta. E il figlio, Lions, ha voluto, diciamo, ecco, portare avanti questa grande iniziativa, soprattutto con la partecipazione dei ragazzi e alla presenza di illustri autorità, magistrati e il generale di brigata della Regione Sicilia. Devo dire che è stato anche un momento davvero eccezionale ed esaltante, perché quello che conta è appunto la formazione. Io ritengo che la formazione è alla base per la crescita culturale e sociale delle nostre comunità. Se noi togliamo la formazione non rimane nulla. Purtroppo i cinquantenni, e io mi ci metto dentro, ormai abbiamo una nostra formazione. E allora, per cercare veramente di, ecco, sognare, perché il sogno appartiene a voi ragazzi e non dovete mai e poi mai rinunciare ai sogni, e la perseveranza dei sogni diventa realtà. Io sono convinto che se voi continuate soprattutto a sognare, noi la cosa che dobbiamo cercare di darvi sono quegli elementi per far sì che questi sogni possano diventare realtà. Quindi grazie ancora a tutti per la partecipazione, ancora una volta grazie a te Mariella, grazie a tutti gli ospiti, a tutti coloro che sono intervenuti, grazie ancora per sempre quello, diciamo, questo affetto che mi mostrate e che non vedo. No, esagerate. Governatore, io ti ringrazio. Il cerimoniale è chiuso, devo chiederti scusa, so che l'ultima parola aspetta a te. C'è il dirigente scolastico che ci vuole intervenire, ci vuole dire qualcosa prima di andarcene, prima di chiudere il collegamento. Come padrona di casa diamo la parola al dirigente. Grazie, solo un minuto. Mi ritengo pienamente soddisfatta della riuscita di questo incontro, in cui si è riusciti veramente a coniugare l'alto tenore scientifico e professionale, che sottolineo, con il livello dialogico e interattivo mantenuto sia tra noi relatori che tra i relatori e i ragazzi. Per questo mi congratulo veramente e ringrazio il Lions, la dottoressa Antinoro, il governatore e soprattutto il professore Prio, che ho avuto il piacere di conoscere in questa occasione, di cui avevo letto già qualcosa, e a cui, come lui stesso ha richiesto, invieremo il nostro storytelling. Mi complimento ancora con la professoressa Lazzaro, i nostri alunni, la prima D, la classe terza D della scuola media, e dichiaro che l'Istituto Pirandello di Porto Empedocle rimane sempre disponibile a collaborare con il Lions, anche nello stesso anno scolastico, per nuove interessanti iniziative, che siano formative e di crescita culturale, anche, sottolineo, per noi adulti, che non finiamo mai di imparare, anche grazie ai nostri ragazzi. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti. E una buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a tutti, papà. Senti, grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci, ciao. Grazie. Ciao Paolo. Ciao. Ciao. Ciao, governatore.